yangu asenesi makire mtuzea sana nenda finira chechemekwe uo yangu asenesi makire mtuzea sana nenda finira chechemekwe uo yangu asenesi makire mtuzea sana nenda finira chechemekwe. Nafanya mazoezi yangu chini ya Two Running Lab na wakilisha timu ya Olympic kule Japan. Maisha yetu katika ndani ya Two Running Lab ni maisha ya kawaida, lakini inategemea na vile kama asubuhi unaamka, tunaamka wote, tunaenda starting point as a team. Tunafanya mazoezi yetu kama tuko na crew, tunamaliza, tunarudi kwa kambi, tunaanza mazoezi yetu karibu na kambi, na tunakuja malizia karibu na kambi. So mazoezi yetu inaenda hivyo mpaka tunarudi, tunakuja kujiandaa sasa kwa kiwango chingine chenye inafuata. Kama tumemaliza mazoezi yetu ya asubuhi, ni wakati wa kurudi kambi sasa, kuja kuoga, kwenda kukunywa chai. Tukimaliza kukunywa chai, ni wakati sasa wa kuona kama kila mtu ako na nafasi ya kupata ile kupumzisha mwili ama kufanya muscles ikue relax. Ni jukumu ya mkimbiaji aone vile maisha ya kambi inaenda. Na tunashukuru kwa vile sisi hapa kambi tuko nayo na machine, tuko na mtu wa massage yenye anatushikia na mkono, na tuko nayo na machine ya physiotherapy ya Indiba. Na tunashukuru kwa sababu inatupatia inapatia mwili kugain ama kupata hiyo recovery after ya kufanya wakati umemaliza mazoezi. Tukimaliza upande wa massage, ni wakati wa kwenda sasa kupumzika kidogo, and then tunarudi kwenda kutafuta kitu ya kula wakati wa lunch. So tunakula lunch yetu saa saba na nusu, and then kila mtu sasa unapata nafasi ya kwenda kupumzika ati wakati wa kurudia mazoezi. Wengine wanaenda kupata mafunzo ya kufanya vile kupatia mwili ikue nyepesi, ama tuseme mwili ikue light upande wa exercise, and then wengine wanalala. Tukingojea mazoezi ya pili ya saa 10:30. Uo yangu asenesi makire mtuzea sana nenda finira chechemekwe uo yangu asenesi. I'm Shadrach Kochok, a physiotherapist by profession. I've been working with Two Running Club for the last 5 years, and it has been an incredible experience.
having worked with top of the athletes of my country, which makes me or give me that opportunity to keep learning many things about sports. Dealing with professional athletes, I mostly have three components when it comes to my role. One is treatment of injuries, prevention and cure, and mostly we help them in recovering from training. So in that we have the three components that we have in our treatment. One, which is the core, is the Indiba system. Two is the strength and conditioning. Strength and conditioning plus the functional exercises. And lastly is the pure hands massage. My day starts at 9 a.m, whereby I start with treatment from 9 to 5 p.m. And basically I see roughly 6 to 7 athletes depending on the needs. So in that, we have, apart from the therapies that I start with, I usually walk to the gym to help them in the functional exercises and also the strength and conditioning. Before, when I came in, I thought that the use of Indiba technology was only for management of injuries. But I've come to learn that recovery after training is very essential. And thanks to one person who has really chipped in to help me learn a lot concerning this technology, and that is one physiotherapist called Mr. Vincenzo Lancini, who has really helped me personally when it comes to treatment into running club. With his help, we've been able to learn that the approach of an athlete when it comes to treatment should not only be around the legs, because we know that they are runners, but I've learned that the back and the feet are very essential when it comes to training. So from there, that is when I learned that the use of this technology, mostly the athermic, whenever they are coming from a very tough workout, I work on the back, I work on the muscles of the legs, and mostly the feet, which we know that it has the intrinsic muscles, which are very, very essential when it comes to biomechanics of running. As Two Running Club, we are very lucky because at the moment we have Amos Kipruto, who was selected in the marathon, men's marathon team, who will represent Kenya. We know it's not easy to be selected in Kenya, but we are lucky. So my role as a physiotherapist, I feel that I have a huge role to play when we are heading to the Olympics. Because one, up to now, I have really learned the importance of this technology, the Indiba technology, that it's not only, it doesn't only help me as a physiotherapist to treat injuries, but also I have come to realize that it's part of the support system when it comes to the outcome of what the athlete will produce in the end of the training. And for that, I can say we are lucky. Bye.
Buongiorno, mi chiamo Claudio Berardelli e sono uno dei fondatori nonché il capo allenatore del Due Running Club. Il Due Running Club è un progetto tecnico che raggruppa circa 35 corridori, per lo più di origine keniana, e nasce nel 2016 condividendo un'idea con Vincenzo Lancini, che è il nostro consulente per quanto riguarda la tecnologia Indiba, lo strength and conditioning e l'allenamento funzionale. Il gruppo porta questo inusuale nome, il 2, che caratterizza appunto per noi le due identità, l'individuo e il gruppo, sempre uno al servizio dell'altro. Inoltre, in forma un po' provocatoria, abbiamo scelto il numero 2 per ricordarci che forse, per essere dei campioni veri, bisogna andare oltre l'essere numero 1, si può essere campioni anche nelle sconfitte. Come potete ben capire, il Due Running Club, che ha base in Kenya, però ha molta Italia nella sua storia, il sottoscritto, prima di tutto, Vincenzo Lancini, ma il gruppo è anche gestito dal punto di vista manageriale da Gianni De Madonna, che è un agente italiano, leader nel settore, e con la sua agenzia, la De Madonna Athletic Promotions, si occupa di tutti gli aspetti contrattuali, gare e quant'altro che appunto riguardano i nostri ragazzi. Il Due Running Club, vi dicevo che ha nel suo organico atleti di livello assoluto, per citarne alcuni Amos Kipruto, vincitore della medaglia di bronzo agli ultimi mondiali di atletica leggera a Doha nel 2019 sulla distanza della maratona, e poi l'anno scorso, arrivando quarto alla maratona di Valencia in 2 ore 3:30, ha fatto registrare un crono che lo pone all'11° posto nelle classifiche all time della maratona. Ma la maratona di Valencia, nello stesso giorno in cui appunto Amos si è classificato quarto, è stata vinta da un altro nostro ragazzo, Evans Chebet, che con 2 ore 3 minuti e 00 è il sesto uomo di sempre nelle classifiche all time. Vincent Kipchumba, per citare un altro ragazzo importante, è entrato a far parte del nostro organico nel 2018 e da subito nel 2019 si è ben comportato, vincendo prima la maratona di Vienna e poi la maratona di Amsterdam. E l'anno scorso a Londra, una delle grandi maratone al mondo, una delle cosiddette major marathons, ha perso di un soffio, battuto in volata di un solo secondo da un atleta etiope molto forte. Abbiamo poi atleti e atlete della pista, Margaret Celimo, che si cimenta sulla disciplina dei 5.000 metri, che è arrivata seconda ai mondiali di Doha nel 2019. Yunis Soum, atleta estremamente longeva, che ha vinto il mondiale sugli 800 metri nel 2013 a Mosca, il bronzo ai mondiali di Pechino nel 2015 e ancora nel 2019 è riuscito a centrare una finale e un ottimo quinto posto. Abbiamo poi tutta una serie di giovani emergenti che si stanno già ben comportando, ma che sicuramente faranno parlare di loro nel futuro a breve. In questo momento noi siamo chiaramente, come tutto il mondo, fortemente condizionati dalla pandemia, però continuiamo a lavorare con la speranza che tra pochi mesi le Olimpiadi avranno luogo. Abbiamo già Amos Kipruto, che è stato chiamato dalla Federazione Keniana a far parte della squadra che rappresenterà appunto il Kenya nella maratona. E poi a fine giugno avremo le qualificazioni per la squadra keniana in tutte quelle discipline della pista che vanno dal mezzofondo veloce a 5.000 fino al mezzofondo prolungato ai 10.000 metri. E poi comunque abbiamo, a partire da settembre, se le cose torneranno normali o pseudotali, tutta una serie di eventi importantissimi, tra cui la maratona probabilmente di Londra, Boston, Chicago, via via, fino per esempio potremmo avere anche qualche atleta che prenderà parte alla maratona di New York verso la fine dell'anno. Nella nostra attività quotidiana noi da anni ormai utilizziamo la tecnologia Indiba. Indiba è nostro partner dal 2017. Io personalmente ho avuto la fortuna sin dal 2004, nelle mie diverse esperienze professionali, di avere sempre a disposizione Indiba. Indiba per noi è sicuramente uno strumento fisioterapico importante per la cura e la prevenzione degli infortuni, ma ormai per noi è qualcosa di più, è un supporto quotidiano alla performance. Quindi noi proseguiamo il nostro cammino verso le Olimpiadi e verso i grandi appuntamenti, mi auguro, della seconda parte del 2021, e quindi io dico forza Due Running Club e dico tifate per noi. Grazie. Sana nena finira cheche mekwe
yango asedezi makile tuzina sana lela finira cheche mekwe ngoli yango asedezi makile tuzina sana lela finira cheche mekwe.